Ciao a tutti, oggi sono qua con un video che mi avete richiesto veramente in tantissimi, ovvero le mie piante d'appartamento. Vi farò vedere quindi le mie piante, citandovi magari le mie preferite, e vi dico già da ora che io fino a un paio di anni fa ero un pollice nero, ma proprio nerissimo, ho fatto morire, e non lo dico per vantarmene, anzi mi vergogno tantissimo, diverse piante grasse e anche quelle piante che vengono definite indistruttibili. Ovviamente non volontariamente, ho sempre messo anima e cuore nella cura delle piante, ma probabilmente mi ero imbattuta, non so, in tipi diversi, non avevo la giusta illuminazione magari dove vivevo prima, non lo so, fatto sta che da 2-3 anni a questa parte le mie piante non solo sono vive, ma sono anche in forma. Chiaramente io non sono un'esperta, anzi, quindi tutto quello che vi dirò deriva dalla mia semplicissima esperienza personale. Prima di cominciare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video. Qua sotto in descrizione trovate sia il mio codice da affiliata Pampling, con cui potete avere il 20% di sconto su qualsiasi tipo di acquisto e una percentuale andrà a sostenere il canale, oppure potete acquistare su Amazon sempre attraverso il link da affiliata che appunto andrà a sostenere il canale. Grazie a tutti! Partiamo da una delle mie preferite e da quanto mi sembra di capire su Instagram è anche una delle vostre preferite, quella che vi ho fatto vedere nell'anteprima di questo video, ovvero la pianta delle monete cinesi. La pilea è una delle mie piante preferite, uno per l'estetica, mi piace tantissimo con queste foglie tonde, due si riproduce tantissimo, quindi ne acquistate una come ho fatto io e finirete per averne almeno 5-6 in casa, tre resistono veramente a tutto. Io sono passata da una casa all'altra nell'ultimo anno, sapete quanti traslochi ho fatto, e non hanno sofferto minimamente, soprattutto ero in tipi di case molto diverse, in cui c'era magari molta luce, molte finestre, ad abitazioni in cui la luce scarseggiava un po' di più. Inoltre c'è da dire che a volte tornavo giù dai miei, quindi passavano dei giorni in cui non potevo curarmi assolutamente delle piante e queste sono sopravvissute più che bene. Questo perché è innanzitutto una pianta molto resistente che ha bisogno di cure pari a zero. Io ad esempio questa ce l'ho da 2 o 3 anni ed era la figlia di un'altra delle mie piante, guardate quanto è cresciuta e a sua volta ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pianticine piccole che in questo momento sono appunto assieme a lei perché non ho più vasi, non ho più posto dove metterle. Comunque dicevo, a parte innaffiarla una volta a settimana, non faccio nulla. Hanno bisogno di un ambiente abbastanza illuminato, ma non di luce diretta. Come vi dicevo, inoltre io le innaffio circa una volta a settimana. Con il caldo, a metà settimana vado a controllare il terreno, non in superficie, ma metto un dito abbastanza sotto per verificare che non sia magari soltanto secco in superficie, ma anche un po' più dentro il vaso, per capire se effettivamente ha bisogno meno di acqua. Un'altra pianta che è veramente poco impegnativa è la Sansevieria, ed è la pianta che io tengo nella stanza più buia della casa. Questo perché è una pianta che non ha bisogno necessariamente di tanta luce. È una cosa molto particolare, in base a quanta luce, diciamo, riesce ad avere, il colore delle foglie cambia, la striatura delle foglie diventa più o meno visibile. Quindi dà anche un effetto diverso a seconda dell'ambiente in cui sta. È inoltre una pianta, di nuovo, molto resistente. Abbiamo consigliato di innaffiarla una volta al mese per dirvi di quante poche cure necessita. Ovviamente nei periodi in cui fa magari molto caldo e se in un ambiente molto illuminato conviene sempre controllare che punto è la terra. In linea generale comunque non ha bisogno di tanta acqua, come vi dicevo può essere posizionata in una stanza anche non molto illuminata, è una pianta che consigliano anche per gli ambienti lavorativi o ad esempio da mettere in camera da letto, perché dicono che è una pianta che purifica l'ambiente. Io questo sinceramente non lo so, fatto sta che è una pianta che a me piace molto esteticamente, ha bisogno di pochissime cure e appunto va bene anche per quegli ambienti in cui non c'è molta luce. Un'altra pianta che a me piace molto, soprattutto per il colore, è la Hoya.
La mia, se non sbaglio, è quella tricolor, ha le foglie infatti verdi, bianche e un pochettino rosa, ed è un'altra di quelle piante che a me in vivaio hanno consigliato perché è una pianta tipo carro armato, cioè proprio ti devi impegnare per distruggerla. Di nuovo, è una pianta che mi porto dietro da 2 o 3 anni, siamo passati assieme in diverse abitazioni ed è sopravvissuta veramente a tutto. Anche questa ha bisogno di acqua una volta a settimana, a volte io la innaffio una settimana sì, una settimana no, d'inverno, per evitare che faccia ristagno sotto. Comunque io controllo sempre in tutte le piante che ho. Quindi, a parte questa piccola manutenzione, è un'altra pianta a cui non faccio assolutamente nulla, se non appunto innaffiarla e ogni tanto la spolvero. Cosa che cerco di fare in realtà con tutte le piante: prendo magari un panno in microfibra o tipo Swiffer e lo passo delicatamente sulle piante. Non ci spruzzo direttamente l'acqua per pulirle perché in realtà non tutte le piante lo apprezzano. Su alcune piante possono venire fuori delle macchie o comunque indebolire la foglia, attirare degli insetti. Si rischia di rovinare la foglia della pianta, cosa che non capita invece con la Monstera. Io guardo qua perché ce l'ho di fronte a me, è una pianta tropicale che invece apprezza anche essere innaffiata, quindi si può usare uno spruzzino e pulire appunto le foglie dalla polvere vaporizzando un po' di acqua. Io nella casa in cui vivevo a Ferrara la mettevo proprio nella vasca da bagno e le facevo tipo la doccia. Anche questa è una pianta che non ha bisogno di tantissime cure, però rispetto a quelle che vi ho citato fino adesso, secondo me è un po' più impegnativa. Questo perché ha bisogno di un controllo, diciamo, dell'acqua un po' più frequente, io infatti la innaffio 1 o 2 volte a settimana, e in base a dove viene posizionata cambiano le sue foglie. La tipica foglia della Monster è quella con, diciamo, i buchi, no? Le foglie un po' bucate. Se non c'è abbastanza illuminazione, le foglie vengono piene. Infatti, ad esempio, la mia, le foglie in basso, che sono quelle che ricevono un po' meno luce, sono intatte, quelle in cima sono tutte belle bucherellate. È una pianta che ho preso, per dirvi, da Ikea a 13 euro e nel frattempo è diventata molto più grande, ho dovuto già cambiarle il vaso, le ho messo anche un tutore, diciamo un sostegno per tenere la pianta, perché in realtà si tratta di una pianta, non dico rampicante, però ha bisogno di ancorarsi. Infatti ha diverse radici che fuoriescono, che hanno bisogno di un sostegno. È una pianta molto molto bella, a me piace tantissimo, occupa molto spazio in casa e soprattutto comunque negli anni è cresciuta tanto, quindi se si ha un piccolo ambiente magari può essere un po' sacrificata. Poi ci sono piante un po' di tutte le dimensioni. Un'altra pianta d'appartamento che ho, che mi piace molto e che era anche la pianta preferita di mia nonna, che però mi dicono essere molto più fragile, è il croton. Anche in questo caso le foglie sono molto belle e colorate ed è una pianta un po' più delicata, nel senso che ha bisogno di tanta luce e di acqua, non dico tutti i giorni assolutamente, però diverse volte a settimana. O almeno è quello, ripeto, che mi hanno sempre detto di fare e io così faccio: circa 2 o 3 volte a settimana le do un po' di acqua. Mi assicuro che sia sempre la pianta in pole position per avere più luce possibile e per adesso non ha mai sofferto di alcun tipo di problema, non si sono mai ingiallite o seccate le foglie, tranne il ricambio che ogni tanto le piante fanno, no? Fanno fuori magari delle foglie, quelle più sotto, e poi ne fanno di nuove sopra. In casa poi ho 2 tipi di aloe, che è un'altra di quelle piante che viene considerata indistruttibile. Io in realtà in passato mi è capitato di farne fuori perché erroneamente mi dicevo è una pianta grassa, avrà sicuramente bisogno di un ambiente secco, di tanta luce, di poca acqua, eccetera eccetera. In realtà, di nuovo, mi hanno detto che ha bisogno di luce, ma non diretta e non così tanta, è un po' più vicina alla Sansevieria, diciamo. E quindi io erroneamente in passato, tenendo l'aloe di nuovo molto vicina a dove poteva raggiungere molta luce, è successo che si seccassero molte foglie. Ho poi 2 piante che sinceramente non ho idea di come si possano chiamare. Una è un'altra pianta per me indistruttibile che mi ha regalato il mio fidanzato e quindi non abbiamo idea di che pianta
possa essere, però vi dico solo che a volte mi dimentico di innaffiarla, a volte invece me ne prendo cura, e di nuovo in un ambiente abbastanza luminoso dove non batte però direttamente il sole, e sta benissimo, è cresciuta, si è allargata, quindi anche dimenticandomi ogni tanto della sua esistenza è sempre andata avanti per i fatti suoi. Se magari riesco a trovare un nome ve lo lascerò qua sotto in descrizione assieme magari ai nomi più tecnici delle piante che vi ho citato. L'altra invece è una pianta che di nuovo mi è stata regalata, che esteticamente è bellissima, ma che secondo me è un po' delicata, nel senso che da quando ce l'ho mi ha dato già qualche problema. E per questo ho inserito come ultima pianta. Esteticamente stupenda, è una pianta che ha bisogno di luce, ma non quanto ad esempio la pilea, quindi la tengo nella stanza dove c'è molta luce, ma più lontano possibile dalla fonte luminosa. Ed è una pianta che ha bisogno di avere il terreno quasi sempre umido, quindi non ha bisogno di tantissima acqua, però ha bisogno di essere innaffiata spesso. E dal momento che quasi tutte le mie piante devono essere innaffiate circa una volta a settimana, di nuovo a volte mi dimentico di lei, ma mi accorgo subito quando qualcosa non va, perché le foglie si seccano o vedo che iniziano ad ingiallirsi sul bordo, quindi quando vedo che succede qualche cosa, ah ok, hai bisogno di un po' d'acqua, poi lei si riprende. Queste erano le piante che ho in casa e come me ne prendo cura. Da 2 anni a questa parte sta andando tutto bene, quindi spero che continui su questa linea. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono le vostre piante d'appartamento preferite. A me piacciono un sacco anche quelle che sono tipo non pendenti, cioè sì, non necessariamente da appendere al soffitto, ma che appunto crescono e non so come dirlo, scendono giù dal vaso, tipo da mettere anche al bordo della libreria o su una mensola, che scendono, sono molto molto belle, però di nuovo ho paura di non essere ancora a quei livelli lì. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che possa esservi stato utile, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!